è Lucia. No, se non mi sento tranquillo. Ecco qua, da qui c'è la spada, si mettono i tutti, la trazione integrale e si va con il fuoristrada. Voi dovreste andare tutti quanti a piedi, noi siamo più attempati nel vecchietto, andiamo con il fuoristrada, ma i giovani questa strada dovrebbero percorrere fino alla chiesetta di Sant'Angelo, dove c'è una magnifica terrazza panoramica su Napoli e su Sant'Anastasia. È da vedere. Ve lo faremo vedere stamattina. Da qui fino a dove ci fermeremo è tutto sterrato. Sì, mamma. Last night I drank my last beer. I've been laid off since Monday before. The union is holding out, hoping for more. Certo che da più a qualche anno saranno forse abbandonate. Passata la generazione di contadini che ne hanno cura. Kitchen table, staring at my unpaid bill. Sometimes I feel so unable. Sant'Angelo. It's the boredom, not the worry that kills. Oh, where do I go from here? Where do when nobody needs you? Why can't you sleep when there's nothing else to do? Why are your thoughts so unclear? Oh, where do you go? Where do you go? Where do you go from here? I don't like complaining, and I could use a rest, but my sofa and chair just got repossessed, and my pride is the next thing I fear. Oh, where do I go? Where do I go? Where do I go from here? Una bella camminata da Sant'Angelo a venire qua, luogo del nostro diletto, la nostra passione per la montagna e per le cose belle. Uno splendido terrazzo su Napoli. E nelle giornate di buona visibilità si può andare oltre le isole Pontine e al Monte Circeo. Let's just be glad we had this time. Si possono trascorrere delle piacevolissime ore immersi nella natura, tra il canto degli uccelli, guardando un magnifico panorama su Napoli e andando oltre, sulle isole Pontine, fino a Terracina, al Monte Circeo. È una bella sosta, nella prossimità della sorgente della Chianetella, che oramai non c'è più dopo, ve la faccio. Siete tutti invitati, quando volete potete contattarmi e vi ci porto in questo posto meraviglioso. La terrazza sul Napoli, sul Golfo, sulla città metropolitana, sull'entroterra,
la terrazza sulla meditazione, su come è oggi questa piana della provincia di Napoli, oramai antropizzata al massimo, oramai piena di veleni. C'era una volta la sorgente delle Chianatelle, ora è solo questo, un fosso secco da alcuni anni. Poi un giorno Semmi andrà, vi racconterò la storia di questa sorgente che è presente solo sulle carte oramai, e qualcuno leggendo le carte topografiche dove è presente la dicitura oramai sorgente delle Chianatelle ha ben pensato di poter elaborare dei progetti chiamati la Via delle Acque, cioè una sentieristica che parte dalla sorgente d'Olivella e che arriva fin qui. È una bella passeggiata panoramica, anche se un po' lunga e faticosa, però ne vale la pena, una bella cosa se effettivamente fosse realizzata. Ma a dire il vero, la regione Campania e prima ancora della regione, la Comunità Europea ha dato dei finanziamenti per questi progetti chiamati la Via delle Acque. 1 milione di euro e passa, dati dalla Comunità Europea, oltre 600.000 euro per i fondi PIRAP dati dalla Regione Campania. Solo che i progetti non sono mai stati resi definitivi. C'è stata sempre solo una bozza di progetto per fare muovere qualcosa o per far vedere che qualcuno si interessasse o facesse qualcosa, ma in definitiva poi il risultato è questo. Ecco, questa è la sorgente delle Chianatelle. Si intravedono dei muri a secco e nulla più. Allora dico io, ma se i posti voi non li conoscete neanche, va bene che volete fare dei progetti e mettere in sicurezza questi posti, farli vedere, portarci delle persone, dei turisti, tutte buone intenzioni. E siete apprezzati solo ed esclusivamente per queste buone intenzioni, però come al solito vi fermate. Cominciate a elaborare qualcosa, intravedete la possibilità di un qualche piccolo guadagno, perché poi alla fine questo è, di questo si tratta. Vi muovete il culo per fare qualcosa e poi alla fine, dicevo, tutto vi stagna. Si è persa una grande occasione con la sorgente delle Chianatelle e la si perderà anche con la sorgente dell'Olivella, perché siamo pieni di tanti bla 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 e di tante buone intenzioni, però alla fine è soltanto una passerella quello che i politici e quelli del Parco Nazionale del Vesuvio fanno, perché in definitiva di iniziative Non ne sono state prese nessuna. Forse è meglio che io la smetta, perché forse sto perdendo il mio tempo, perdermi con voi, c'è paura. Però resta il mio invito alla gente comune a venire in questi posti, a visitarli e a godere della bellezza, della tranquillità, della serenità che questi posti possono dare. Allora, mentre ascolto questo uccelletto, metto da parte qualsiasi tipo di polemica. Forse è meglio che le cose vadano così, forse è meglio che questi posti me li goda io, i miei amici e le persone che reputo degne a questo punto di poter
venirci e di poterli visitare. Libertà, terra mia, terra mia, i mo senta libertà. C'era una volta la sorgente delle Chianetelle. Questo è quello che rimane. Il ricordo, l'oblio.